adesso con calma scendiamo, ma prima di farlo voglio presentare il protagonista di questa nostra serata. È un regalo magnifico che ci fa, ha scritto dei libri per i quali lo amiamo, ma questa sera, come in un suo costume meraviglioso, non parla dei propri libri, ma parla dei libri di qualcun altro. E per l'esattezza ci parla di Philip Roth. La lezione che ha voluto regalarci in questo nostro decennale si intitola Una lunga fedeltà, ed è un nome magnifico perché riflette non solo la lunga fedeltà nei confronti di Philip Roth, ma la fedeltà che noi abbiamo nei confronti degli scrittori, quel rapporto speciale tra lettore e scrittore fatto di mistero e di aspettativa. Signore e signori, un grandissimo grazie e benvenuto ad Alessandro Piperno. Grazie, e dopo la sua lezione ci vediamo direttamente lunedì per il primo dei prossimi appuntamenti. Grazie. Consentitemi anzitutto di fare gli auguri anche a me, a Cortina, a questa bellissima manifestazione, a Francesco. Diciamo, il fatto di essere qui mi ha evitato di essere sul video, e di questo, anche di questo sono grato a Francesco. Inizierei da qui, cercherò di parlare di questo magnifico, immenso scrittore morto pochissimo tempo fa, nel modo più intimo possibile, e quindi partirei da questo. Diciamo, sono stato un lettore non precocissimo, abbastanza precoce, ma non precocissimo, questi 13-14 anni. E mi ricordo che mio padre aveva un'espressione che consideravo abbastanza detestabile, e che più o meno raccontava il rapporto della mia famiglia con la cultura. Cioè, lui diceva sempre: se tu guardi nella nostra libreria, più o meno troverai i libri giusti. Ed era un modo che lui aveva, che lui ha ancora, grazie al cielo, ancora vivo, che lui ha di esprimersi nei confronti delle cose ben fatte. Credo che sia una vecchia tradizione ebraica. Quindi, capito, la cravatta giusta, la macchina giusta, la casa giusta, il luogo di villeggiatura giusto, e tra le altre cose anche questo, cioè il fatto dei libri giusti. E diciamo che in effetti in quella libreria c'erano libri giusti, e non so se è capitato anche a voi, ma quando tu inizi a leggere da adolescente, tendenzialmente la prima cosa che fai è ti riferisci a quegli autori che noi definiamo classici e che più o meno diciamo hanno scritto tra la fine del Settecento e i primi anni del Novecento. Inizi a leggere, raccontano delle storie borghesi in cui c'è di mezzo di solito questione di amore, questione di denaro, questione di sesso, talvolta c'è la guerra, no? Pensate a Tolstoi, grandi questioni religiose, pensate a Dostoevsky. Però l'idea che un ragazzo diciamo cresciuto negli anni Ottanta si fa leggendo questi libri è che la narrativa, la letteratura appartenga a una specie di epoca lontana, siderale, remota, in cui le fanciulle sono tutte vergini, e se non lo sono allora non sono degne di rispetto, in cui non ci sono le automobili ma ci sono le carrozze, in cui si parla soltanto di cose romantiche, in cui ci sono delle brughiere, in cui la gente viaggia in carrozza, in nave, ogni tanto qualche treno, ma raramente. E ci sono questi giovinotti con le marzine, no? C'è questa roba qui. E insomma, l'idea che la letteratura sia questo, cioè che sia qualcosa di lontano, di distante, che aveva a che fare con la mia vita soltanto perché parlava delle grandi questioni, appunto l'amore, la morte, ma che non avesse a che fare realmente con la mia vita, era una cosa che si andava sempre più radicando dentro di me. È il problema che ho quando devo spiegare appunto i romanzi dell'Ottocento ai miei studenti all'università, insomma. Però c'era una, in questa appunto libreria di libri giusti, c'era una piccola
parte di questa libreria, in cui invece c'erano dei libri che erano considerati in qualche modo proibiti. In altri tempi si sarebbe parlato proprio di libri all'indice, in cui, a cui né io né mio fratello avevamo accesso. Erano stati messi nella parte più alta della libreria, non eravamo ancora abbastanza alti per arrivarci, però sapevamo che quelli non andavano toccati. Naturalmente, come sapete, non c'è niente di più allettante di ciò che è proibito, come insegna la storia dell'umanità da Adamo ed Eva in poi. E quindi io e mio fratello raggiungemmo quello scaffale profondo e lontano. Ricordo che c'erano dei libri, come non so, La mantiglia di Chatterley, c'era il Tropico del Cancro, mio padre era appassionato di queste cose, tipo Costumi osè delle parigine nel tardo XIX secolo, queste cose qui, insomma, cose onanistiche, masturbatorie, tra l'altro di questo oggi potremmo parlare, visto che parliamo di Philip Roth. Fatto sta che a un certo punto mi imbattei in questo libro, che era il Lamento di Pornoa di Philip Roth. Era più o meno, insomma, appunto la fine degli anni Ottanta, il libro risaliva a una ventina d'anni prima, perché era un libro del 69, e così, nella clandestinità del mio bagnetto, anche questo era assolutamente adeguato il posto, iniziai a leggere questo, che poi avrei considerato uno dei libri a chiave della mia vita, che forse è uno dei grandi capolavori americani della fine del XX secolo. Fatto sta che tutto quello che sapevo e credevo sulla narrativa improvvisamente si è come volatilizzato di fronte ai miei occhi, perché mi sono trovato di fronte a qualcosa di completamente diverso. Era lo sproloquio scritto da un uomo che era appena uscito fuori dall'adolescenza, insomma sulla trentina, al suo psicanalista newyorkese, in cui metteva in scena tutta la sua derelitta e depravata frustrazione. E questo libro, a dispetto di tutti quelli che avevo letto fin lì, mi somigliava così tanto alla mia vita, che mi chiedevo se questa potesse essere considerata letteratura. Questo era un libro giusto o era un libro sbagliato, secondo appunto la dialettica di mio padre? Se stava lì, tra i bisbagliati, forse era un libro sbagliato. Allo stesso tempo però era un libro straordinariamente giusto per me, perché era il primo libro che mi insegnava a capire, ecco, in corpore vili, che la letteratura, la narrativa, non è quella cosa noiosa che molto spesso viene, descritta e relegata, ma è qualcosa di essenziale, qualcosa che ti riguarda. E quindi, per esempio, in quel libro formidabile, c'erano tutte le performance masturbatorie, tutte le seghe, diciamo con un termine meno forbito, del personaggio, che parlavano nella mia adolescenza di allora molto più di qualsiasi altra cosa che avessi mai letto. Ecco che lì nacque, sbocciò il grande amore per Philip Roth. Ormai è morto da un anno, è passato quasi un decennio invece dal momento in cui ha deciso di appendere la penna al chiodo e ha smesso di scrivere. Ed è passato ormai anche lì quasi mezzo secolo, anzi proprio mezzo secolo, perché nel 59, da quando diede alle stampe la sua prima folgorante raccolta di racconti, che si chiamava Addio Columbus. E sempre più, appunto, ora che è passato un anno dalla sua morte, 10 anni dalla penna appesa al chiodo, 50 anni dall'inizio della sua carriera, mi rendo conto che la questione per cui è un autore così straordinariamente influente, così autorevole, e non è autorevole solo tra i lettori, è autorevole tra i suoi colleghi, cioè chiunque scriva, chiunque si guadagna il pane scrivendo, lo guarda con una sorta di vate, e allo stesso tempo si rende conto che non c'è niente di più lontano dal vate di Philip Roth, se non altro per questa sua, appunto, spregiudicatezza, per questa sua apparente immoralità, per questo suo detestare tutto ciò che è istituzionale.
eppure allo stesso tempo lo guardiamo tutti come appunto una sorta di messia. E ci rendiamo conto, o meglio, mi rendo conto, qui parlo per me, che la cosa che oltre ai suoi libri mi commuove è proprio la sensazione che questo scrittore sia grande anche perché ha avuto una, come dire, un'esistenza straordinariamente esemplare, cioè ha fatto esattamente la vita che qualsiasi scrittore vorrebbe fare e ha fatto tutte le scelte giuste anche quando ha sbagliato. E direi che c'è una famosa frase che sta in uno dei libri più famosi, che è Pastorale Americana, quando lui dice che vivere significa sbagliare. Noi capiamo le cose sbagliando. Ti sbagli a fare la scuola in un certo modo, ti sbagli a sposarti, ti sbagli a divorziare, ti sbagli a fare figli, ti sbagli a non farne. Qualsiasi cosa tu faccia è un errore. Ecco, direi che l'esemplarità dell'esperienza di scrittura di Philip Roth è proprio legata anche al fatto che è una esperienza non completamente netta, ma anzi una esperienza piena di sbagli, a cominciare da questa cosa che notavo con un certo piacere e allo stesso tempo con un certo rincrescimento anni fa. Cioè, se Philip Roth fosse morto all'età in cui grandi scrittori sono morti, non ultimo il suo scrittore più amato che è Franz Kafka, quindi se fosse morto tra i 35 e i 50 anni, un'epoca in cui grandi scrittori del passato hanno prodotto il meglio, probabilmente oggi non sarebbe celebrato come lo scrittore che è, come il massimo scrittore contemporaneo, proprio perché una delle sue caratteristiche che fa parte di questa esemplarità sta anche nel fatto che in realtà lui, come dire, è riuscito a scrivere le cose fondamentali della sua vita da un certo momento in poi, direi dopo 50 anni. Se fosse morto prima, probabilmente lo ricorderemmo come un autore straordinariamente interessante, autore di quel bestseller, Il lamento di Portnoy, di cui vi parlavo prima, che è una sorta di grande documento della controcultura americana, in cui, come dire, la rivoluzione sessuale finalmente trova il suo grande e straordinario manifesto. Allo stesso tempo, però, sempre parlando di questa esemplarità, non ha senso dire che la prima parte della sua opera non è meno importante della seconda parte della sua opera, perché in realtà, e qui veramente l'esemplarità insomma, assume una sua rilevanza, perché in realtà, come dire, la prima parte della sua opera diventa importante se la si valuta guardandola attraverso l'ultima parte della sua opera e viceversa. E anche i libri sbagliati della prima parte in qualche modo fanno parte di questo grande sbaglio che è vivere. E c'è un libro, tra l'altro non tra i suoi più belli, giovanile, che si chiama My Life as a Man, La mia vita di uomo, che direi che racconta perfettamente quello che vi sto dicendo, cioè l'itinerario disegnato da Roth, questa sua esemplarità è proprio legata a questa idea di un uomo che si va facendo con le sue felicità, con le sue bellezze, con i suoi tradimenti, con i suoi sbagli. Recentemente, in una delle sue ultime interviste, tra l'altro a una giornalista italiana per La Stampa, che gli chiedeva perché hai scritto, che è la domanda che ci fanno sempre. Io ho fatto fin troppe manifestazioni, diciamo, in cui ho presentato i miei libri, un po' di anni che non lo faccio perché non è una cosa che mi interessa particolarmente, però capisco anche chi la fa. Molto, molto spesso i lettori ci chiedono perché scrivi, e la sua risposta mi è sembrata fantastica. Lui risponde: io scrivo perché volevo vedere se sono capace. E che significa questo? Significa che poi nella vita di uno scrittore il 5% è il genio, il 10% è il talento, il resto è come dire, la forza di volontà, l'abnegazione. Diciamo, siamo in Veneto, potete capirmi come si suol dire, no?
cioè la forza, la capacità di concentrazione. Ecco perché dico che questa esemplarità dell'opera rottiana si disegna anche attraverso questa sorta di itinerario meraviglioso. La verità è che, a dispetto di tutti gli onori che gli sono stati tributati nella vecchiaia, non ultimo quello che gli stiamo tributando noi qui stasera, è stato un uomo, come dire, straordinariamente insultato. Anche questa è una cosa bella dell'esemplarità di una vita. Cioè, chi è stato più insultato di Philip Roth? Chi ha subito più contumele di Philip Roth? Pochi scrittori al mondo. Pensate che ancora nel 91, cioè non molti anni fa, un suo amico, grande critico americano, a cui chiedevano un parere su chi erano i grandi scrittori della sua epoca, lui rispondeva che uno dei più grandi per lui era Roth, ma che vedeva che era abbastanza misconosciuto, e dice a un certo punto: in Roth vedo una potenza straordinariamente viva e al momento incredibile a dirsi e poco apprezzata. Cioè, solo 25 anni fa, solo una trentina di anni fa, nel 91, l'opera di Roth non era ancora apprezzata come l'apprezziamo noi. In fondo lui all'epoca aveva già scritto dei capolavori importanti, la trilogia di Zuckerman, Pornoi, La controvita, Patrimonio. Cioè, io per un libro, per aver solo scritto qualche riga di questo libro, mi farei tagliare un braccio. E parliamo appunto di un autore che aveva già questo dietro e che invece era considerato un autore in qualche modo controverso. La verità è che c'è qualcosa di molto pericoloso nello scrivere un bestseller quando sei molto giovane, come è capito a lui e al suo Pornoi, perché poi dopo in qualche misura diventi oggetto, come dire, del risentimento della cosiddetta società letteraria, e da quel momento in poi, appunto, come vi dicevo, anche per la materia dei suoi libri, Roth è stato fatto oggetto di una serie infinita di insulti. È stato detto che è uno scrittore schiavo di se stesso, un egotista, è stato accusato di tutto: di immoralità, di radicalismo, di frivolezza, di responsabilità, di egotismo, di misoginia, e persino di odiare gli ebrei come un ebreo non dovrebbe fare. L'onanismo compulsivo del suo protagonista, il suo Le Pippe, insomma, gli è stato attribuito per tutta la vita. Addirittura negli anni 70 una famosa scrittrice femminista disse: io adoro Philip Roth, ma non gli darei mai la mano. C'è persino chi ha insinuato che non sapesse scrivere romanzi, diciamo, nell'accezione più vittoriana del termine, che è pazzesco, pensando per esempio appunto al Pastore all'americana. O chi, per esempio, ha biasimato il fatto di non aver avuto quell'itinerario molto alla page di tutti i suoi colleghi modernisti e postmodernisti con cui andava a cena e che facevano cose veramente più nel tempo di quanto non le facesse lui. Per farvi un'idea di questo odio che si è beccato, quando uscì Pastorale americana, quello che considero tra i tre capolavori della storia della letteratura contemporanea, da 50 anni a questa parte, uno dei massimi capolavori della letteratura americana, un critico della London Review of Book in Inghilterra scrisse che si trattava, e che Dio lo perdoni, un sofisticato abbozzo scritto in un linguaggio inesorabilmente, aggressivamente e fastidiosamente verboso. Tra l'altro, uno che accusa un altro di verbosità usa ben tre avverbi consecutivi. Perché tanto accanimento? Direi che ha a che fare con quello di cui stiamo parlando oggi, cioè con una cosa assolutamente piccola come la mia fedeltà, perché appunto questa fedeltà dura da quel lontano quindicenne che mise le mani su Pornoi e che tuttora resiste. Ha a che fare con la fedeltà. Con la fedeltà a cosa? Direi con la fedeltà a se stesso. Se c'è una cosa che si può dire di Philip Roth è che non ha mai stravolto se stesso. E vi assicuro, ve lo dico per esperienza personale, che non c'è cosa più difficile per chi fa il mio mestiere. Perché sei continuamente sollecitato dai giudizi detrattivi
dei tuoi colleghi, dei recensori, del tuo editore, dei lettori. Io, che non sono Philip Roth, sono ben lungi dall'esserlo, ancora oggi ricevo una cosa come una mezza dozzina di mail al mese, in cui persone, lettori, quindi hanno tutto il diritto, sono lettori paganti, esprimono i loro giudizi che il 30% delle volte sono parecchio severi su quello che scrivo. Tra l'altro, mi sembra sempre una cosa folle, cioè il fatto di prendere carta e penna, in caso specifico cercare la mia mail universitaria, eccetera, e scrivermi, lei ha scritto un romanzo di merda, così. C'è una cosa che non riesco a... Però diciamo che questa esperienza Roth l'ha subita, diciamo, per più della metà della sua carriera, e ciò non di meno è rimasto fedele a se stesso. C'è un suo romanzo molto bello, direi, un romanzo straordinario, in qualche misura il romanzo della svolta, che vi consiglio, cioè della seconda parte della vita di Roth, che è quella più fortunata, quella che probabilmente gli darà appunto l'eternità letteraria, che si chiama La Controvita, in cui a un certo punto due fratelli, uno dei quali è l'alter ego più famoso di Philip Roth, che si chiama Nathan Zuckerman, litigano in quel modo feroce, come dire, definitivo, quasi shakespeariano, con cui solo due fratelli che finalmente dopo anni di ipocrisie se la dicono tutta. E questo Nathan Zuckerman è esattamente come Philip Roth, essendo un suo alter ego, fa lo scrittore, e quindi è uno scrittore che somiglia molto a Philip Roth, quindi è uno che ha scritto soprattutto di cose che lo riguardano, della sua famiglia, del suo essere un ebreo piccolo borghese a Newark negli anni, diciamo, prima della guerra e dell'immediato dopoguerra. E a un certo punto il fratello Harry chiede a Nathan: dimmi un po', dimmi una cosa, è mai possibile, almeno fuori dai tuoi cazzo di libri, che tu abbia un quadro di riferimento un po' più vasto del tavolo della nostra cucina di Newark? E la risposta di Nathan è questa: il caso vuole, mio caro, che il tavolo di quella cucina di New York sia la fonte di tutti i miei ricordi ebraici. La sensazione, anche qui ripeto, La mia vita di uomo, no? questo titolo stupendo, per dire come l'opera di Roth designa la vita di un uomo, la sua, ma in qualche misura anche la vita dei suoi lettori, in qualche misura la vita di tutti noi. Tu hai la sensazione che Roth abbia impegnato veramente la metà dei suoi libri per uscire, per abbandonare quella cucina, per uscire fuori dalla cucina della sua famiglia, la cucina della famiglia ebraica per bene, piccolo borghese di New York, e l'altra metà dei libri per tentare a tutti i costi di tornarci dentro. Ed è qualcosa, se ci pensate bene, che riguarda la nostra vita più di qualsiasi altra cosa. Quando sei ragazzo sei pieno di quel senso forte di emancipazione. Che vuoi fare? Vuoi uscire. Ti vergogni dei tuoi genitori, ti vengono a prendere dopo la discoteca o la scuola, tu: mamma, non ti far vedere assolutamente, non voglio che ti vedano, perché tu sei grande e dipendente. Poi vuoi l'indipendenza, vuoi la casa tua, ti vuoi sposare, vuoi la macchina, vuoi fare una vita libertina, oppure te ne vai all'estero, insomma tutte le cose che fanno di noi delle persone indipendenti e che ci spingono, come dire, a abbandonare la cucina, il focolare in cui siamo cresciuti. Poi arriva un certo momento della vita umana, che è quel momento terribile che tutti conosciamo, che va ben oltre la mezza età, quando la vecchiaia inizia ad avvicinarsi, quando iniziano a morire i genitori, poi muoiono gli amici, poi muoiono gli amici dei genitori, e lì si innesca qualcos'altro, si innesca una sorta di nostalgia struggente nei confronti di quella cucina che non c'è più. Ed ecco che la vita che tu hai passato, la metà della vita che tu hai passato a cercare di uscire da quella cucina, la passi a cercare di rientrare in quella cucina. Ecco che affiorano continuamente nuovi ricordi, ricordi di quel tempo lontano, remoto. Ecco che tendi a trasfigurarlo in modo anche talvolta un po' leccato e sentimentale, quei ricordi. Ed ecco che a quel punto ti trovi in una strana situazione, molto beffarda, se mi consentite. Cioè, quella cucina non esiste più, eppure tu vuoi rientrarci.
direi che la letteratura, in qualche modo, che soprattutto la narrativa, che ha a che fare sempre con il tempo, con il senso del tempo, è espressa esattamente da questa frase che vi ho letto di Philip Roth, questo continuo tentativo di tornare, di salvare un'epoca che non c'è più, che è andata via per sempre. Diciamo che, a proposito di questo, e forse anche per questo che sono così fedele a Philip Roth, Philip Roth ha avuto un'infanzia felice e non so come dirvi, sempre più alla mia età amo gli scrittori che hanno avuto un'infanzia felice. Nabokov ha avuto un'infanzia felice, Tolstoi ha avuto un'infanzia felice, Kafka non ha avuto un'infanzia felice, Dostoevsky non ha avuto un'infanzia felice. Non so, è una cosa che capisco, che io appena Proust ha avuto un'infanzia felicissima. Direi che lo capisco non solo tra gli scrittori, ma lo capisco anche tra noi, anzi certe volte faccio dei giochi interiori piuttosto grotteschi, me ne rendo conto. Cioè uno si presenta, mi dà la mano, non l'ho mai visto prima, dico questo ha avuto un'infanzia felice. Lo capisci perché? Perché è pieno di sé, è sicuro di sé, sorride. E chi ha avuto un'infanzia spaventosamente sfigata, glielo legge in faccia. Può diventare pure amministratore delegato della Fiat, ma sempre sarà quel ragazzino sfigato di 14 anni. So di cosa parlo. Dico questo perché in realtà questa, come dire, nostalgia di un tempo perduto, che è una delle cifre per me della grande narrativa che in qualche modo Roth ha saputo, almeno negli ultimi anni, esprimere come pochi altri, si nutre anche del fatto che la sua immagine di questo tempo che non c'è più, la cucina di New York, è un'immagine che ha qualcosa di paradisiaco, qualcosa di edenico, al punto tale che lo assimila ai miei occhi a, come dire, l'altro scrittore che in qualche misura ha condizionato la mia vita in un modo diverso, a cui tra l'altro ho dedicato quasi tutti i miei studi accademici, che è Marcel Proust. I due scrittori sono quanto di più lontano uno possa immaginare. Abbiamo un piccolo borghese di Newark, ebreo, piuttosto povero, americano, con un appetito sessuale talmente prorompente da essere diventato proverbiale, che ha scritto soltanto di eroi affetti da priapismo che scopano come Rocco Siffredi, e dall'altra abbiamo un tenero altoborghese omosessuale, probabilmente impotente, dedito alle deliquiescenze dello spirito, che ascolta soltanto musica sofisticata, Saint-Saëns, Franck, Wagner, eccetera, e l'altro invece ascolta il jazz, ma quello proprio più duro. Quindi sono, in qualche modo, sono due personaggi completamente dialettici. Ciò che li tiene insieme, naturalmente, oltre alla letteratura e al mio amore, è il fatto che entrambi, come dire, hanno avuto un'infanzia felice e che entrambi hanno cercato, tramite la loro opera, di salvarla, di recuperarla, e che hanno sentito, perché qual è l'inconveniente di chi ha avuto un'infanzia felice? E che poi quando arriva l'età della sfiga, e quella, come sapete, arriva per tutti, quando le donne ti guardano meno, gli uomini ti guardano meno, eccetera, tu soffri molto di più, è lì che lo sfigato a 14 anni torna in auge, perché lui sa come soffrire, sa come, no? Invece tu non sei abituato, il surfista californiano che compie 83 anni si guarda indietro con... diciamo che non c'è niente di più lontano di un surfista californiano, di Proust e Roth anche, direi, però diciamo che sono accomunati da questa idea appunto di un'infanzia, di un'adolescenza edenica da recuperare. Soltanto quando tu hai avuto un'infanzia, un'adolescenza così felice e provi a ricordarla e provi a salvarla, ti rendi conto realmente dello strazio di averla persa. E la cosa fantastica delle ultime opere di entrambi è che sono proprio gravide di questo senso terribile di perdita. Non a caso il teatro di Sabbat, che è il libro, per me il capolavoro di Philip Roth, si apre con questo esergo shakespeariano tratto dalla Tempesta, che non è particolarmente
e così bene augurante, lo dico per Francesco, per il suo festival, perché dice: un pensiero su tre lo rivolgo alla mia tomba. Un pensiero su tre lo rivolgo alla mia tomba, nel senso che il senso della morte mi è entrato dentro. Questo, sempre nel paragone che sto facendo, l'ho iniziato a fare tra Roth e Proust, è particolarmente significativo, perché c'è un certo momento, quasi alla fine del libro di Proust, La ricerca, quel libro che molti considerano noiosissimo, ma che anche il fratello di Proust lo considerava noiosissimo, ma una volta passata quelle 30, 40, 50 pagine di fatica, poi diventa assolutamente sublime. Quasi alla fine della ricerca, nel Tonnat Rue, Proust dice una cosa di una verità assoluta. Lui dice: c'è un momento nella nostra vita in cui l'idea della morte ti entra dentro e non ti molla più, non ti lascia più in pace. Quando la prima volta che lessi la ricerca, avevo circa 18-19 anni, questa frase mi colpì molto. Però mi colpì come ti colpiscono le cose a quell'età, cioè ne vedevo soprattutto gli aspetti romantici, che bello, pensare alla propria tomba, alla propria morte, l'idea della morte. Poi no, poi arrivano i calcoli renali, poi arriva proprio poi arriva appunto la devastazione che uno ha intorno, le persone che invecchiano, le persone che muoiono, eccetera. E allora tu capisci che quando Proust dice questa cosa, c'è un momento nella vita in cui l'idea della morte ti entra dentro e non ti lascia più in pace, parla di una cosa, di un'esperienza estremamente concreta e conturbante con cui devi convivere tutti i giorni, ed è più o meno qualcosa che esprime anche Roth attraverso quell'esergo che vi ho letto, shakespeariano. Però la cosa bella di invecchiare è che mentre per un atleta è un dramma, no? Pensate, capito, agli atleti, ai grandi atleti che danno addio alle scene, insomma, pensate all'eroe della mia città, che io non amo particolarmente perché sono dell'altra sponda, Francesco Totti, che ha mollato un paio d'anni fa, no? Le scene. Beh, insomma, il dramma di uno sportivo che molla è un dramma pazzesco. Per gli scrittori è diverso, e almeno abbiamo questa possibilità, nel senso che il romanzo, soprattutto, non la poesia, il romanzo, parto soprattutto del romanzo, con un genere sporco che ha a che fare con la vita, con l'esperienza, invece è un po' come il vino, perdonate la similitudine un po' corriva, ma che invecchiando tende a migliorare. Perché? Ma perché fondamentalmente la voce di uno scrittore, diciamo che cresce da vecchio, da maturo, diventa in qualche modo più profonda, come la voce di un jazzista che ha bevuto un sacco di whisky e si è fatto un sacco di sigari. È forse meno potente, ma è più profonda, più appropriata. C'è un grande scrittore giapponese che si chiama Kawabata, che dice una cosa bellissima a proposito di questo, cioè dice che l'opera e la narrativa, la prosa di uno scrittore in là con gli anni assomiglia a una perla che ha molti anni, a una perla antica, cioè non una perla appena pescata che è fiammeggiante, che ha quel colore vagamente ocra, vagamente tra il pallido e l'ocra, che è proprio il senso del tempo. E direi che è una bellissima immagine proprio che esprime il senso del tempo che è passato. Diciamo questo, lunga fedeltà a questo scrittore, a questi due scrittori, che sono Roth e Proust, due scrittori, come dicevamo, così diversi, ma allo stesso tempo, almeno nel mio cuore, così simili. Questa cosa che dico è talmente vera che poco tempo fa mi sono accorto di una cosa abbastanza incredibile, e cioè che tutta la prima parte del capolavoro di Philip Roth, che forse alcuni di voi conoscono e altri hanno letto, che è Pastorale americana, non è altro che la parodia, cioè la messa in scena in una chiave parodistica, dell'ultima scena, anch'essa celeberrima, della ricerca proustiana.
I critici lo chiamano il bal de tête, il ballo, diciamo, il ballo in maschera, per dirvela in soldoni, per chi non sapesse cos'è, più o meno si tratta di questo. La Recherche di Proust è l'opera di un uomo, è la storia di un uomo che cerca nel corso degli anni la sua vocazione letteraria, anche lì proprio la mia vita di uomo, e a un certo punto crede che questa vita non lo abbia consacrato all'arte, che lui abbia la sindrome di Salieri, quella che ti consente di apprezzare la bellezza ma non ti consente di crearla, se non che dopo aver passato molti anni, dopo la prima guerra mondiale, in un esaurimento nervoso, in una casa di cura, torna finalmente a Parigi. Torna a Parigi e lui è un uomo ricco, mondano, ormai ha superato da molto tempo la mezza età, e trova ad attenderlo un invito a una festa dei principi di Guermantes. I principi di Guermantes nella Recherche sono l'alta aristocrazia, quella proprio del Faubourg Saint-Germain, meglio del meglio, la crème della crème, proprio l'aristocrazia, quella francese, quella merovingia, quella proprio da Carlo Magno in poi, che vivono in questo stupendo palazzo Saint-Germain, e lui riceve questo invito e va a casa dei principi di Guermantes, dove per rivedere i vecchi amici. Questo così finisce la Recherche, poi vediamo che succede. Pastorale americana più o meno inizia nello stesso modo, naturalmente la cosa viene attualizzata ai nostri anni. Anche Nathan Zuckerman, che invece è uno scrittore di successo, vive lontano, non vive più a New York, per lavorare si è trasferito in un villaggio lontano del Connecticut, ha fatto quella che un grande scrittore francese del XVI secolo chiamava la retraite, cioè si è ritirato, non vive più nel consesso umano, e improvvisamente riceve l'invito da parte dei suoi ex compagni di classe, ormai lui va oltre la sessantina, quindi di 50 anni prima, quella che noi chiameremo la terza liceo classico, diciamo così, l'invito per andare a festeggiare i 50 anni, il passaggio di tutti questi anni. Tutto questo viene celebrato in un country club vicino a Newark, che è la cittadina da cui Nathan Zuckerman proviene. E lui, contro tutte le sue abitudini, decide di farlo e va a trovare i suoi amici. Quindi ci troviamo, come dire, di fronte a due scene gemelle. Un vecchio scrittore che ormai ha scelto di non scrivere, che è stato in casa di cura, che torna dopo tanti anni a Parigi, che riceve un invito dai suoi vecchi amici principi di Guermantes, va a trovarlo, e un altro scrittore americano invece di successo, che vive in montagna, che decide di andare a un incontro con i suoi ex compagni di classe. Ora, l'esperienza la conosciamo un po' tutti, no? Esperienza spaventosa, quella di... Cioè io non sono su Facebook, però una volta ci ho provato, sono andato a cercare, non so, la bella della classe, che ormai assomiglia a Spencer Tracy, il figo della classe che è morto di overdose, che c'è solo, cioè è uno spettacolo di devastazione, no? L'idea di rivedere una persona che non vedi da 50 anni è terrificante. Quindi insomma, un consiglio che do anche ai miei studenti è: andate alle feste del decennale, addirittura il ventennale, evitate dal trentennale in poi. I due scrittori invece, l'arte serve anche a questo, fanno il grato errore di andare entrambi a questa festa, e lì, e qui inizia la parodia rottiana di Proust, succede una cosa che conosciamo tutti, e cioè che appunto incontri la figa della classe, che nel frattempo è diventata Miss Marple, sostanzialmente. E qual è l'esperienza spaventosa di vedere la figa della classe che è diventata Miss Marple? È un sillogismo terribile, perché poi di fondo a noi non interessano gli altri, ma interessa soprattutto noi stessi. Ma se lei mi vede così, o meglio, scusate, ma se io la vedo così, ma lei come mi vede? Ed è esattamente quello, dice Proust e dice anche Roth, il momento in cui noi capiamo che il tempo, abbiamo il senso del tempo. Il senso del tempo che è naturalmente, come dire, non voglio fare delle metafore, penso, è il grande distruttore, no?
Ed è un'esperienza affascinante, vertiginosa, l'idea di trovarsi di fronte a questa. Ora, qui inizia la parodia, perché tutti voi, o alcuni di voi, conosceranno una delle scene più famose, appunto, della ricerca, che viene anche citata in televisione, sempre, che è quella della Madeleine, no? La Madeleine in cosa consiste? Tu, il narratore della ricerca, tanti anni dopo, per la sua bella infanzia nella cittadina di campagna di Combray, una sera torna tutto raffreddato, la pioggia parigina, un giovanotto, non ancora vecchio, e la madre gli dà un pezzo di Madeleine, quel biscottino francese, tra l'altro a me neanche piace, e una tazza di tè al tiglio. Il narratore raffreddato inzuppa il biscotto, lo mette in bocca, nel momento in cui l'effetto prodotto dall'incontro in bocca del tiglio con la Madeleine, improvvisamente lui ritrova il tempo passato. È l'esperienza della memoria involontaria che ciascuno di noi ha fatto un milione di volte, no? Quando un'esperienza sensoriale si trasforma in qualcosa che quasi ci prende al cuore. Stai camminando per una strada di Roma, senti un profumo particolare di donna, che è un profumo, un'essenza di quelle che si che non senti, e improvvisamente sei, oddio, che cosa succede? È come se tornassi indietro nel tempo. Proust dice proprio, il tempo viene annullato, il tempo viene cancellato. Non sai neppure cosa è successo, finché non capisci che il ricordo di quella cosa a cui è legato quell'essenza sta tornando in auge e hai un senso di struggimento. Quel bastardo di Roth fa una presa in giro di Proust, perché alla fine di questa spaventosa serata, mentre sta uscendo dal country club, prende un dolcetto che gli viene offerto dagli organizzatori di questo evento, e così scrive: 5 minuti dopo aver lasciato il country club avevo scartato il doppio involucro e mangiato i 6 rugelac, ciascuno dei quali era una specie di lumaca di pasta dolce spolverata di zucchero, in cui il guscio foderato di cannella era microscopicamente costellato di uva passa e noci tritate. Divorando un boccone dopo l'altro di questi pasticcini, il cui sapore farinoso avevo amato sin dall'infanzia, un misto di burro, panna acida, vaniglia, mascarpone, tuorlo d'uovo e zucchero, forse avrei fatto sparire da Nathan ciò che, secondo Proust, sparì da Marcel nell'attimo in cui riconobbe il sapore della piccola Madeleine. La paura della morte. Un semplice assaggio, scrive Proust, per lui la parola morte non ha più alcun senso. Mangiai dunque, avidamente, ingordamente, non volendo limitarmi nemmeno per un attimo nel vorace accumulo di grassi saturi, ma senza avere infine la stessa fortuna di Marcel. Come vedete qui, insomma, il buon Roth si fa beffe di Marcel e della sua famosa scena. Cioè, sostanzialmente cosa dice? Ma io ci ho provato a mangiare questo cibo della mia infanzia, ma non è successo assolutamente niente, sono assolutamente quello che era un attimo fa. E, diciamo, ha buon gioco a prendere per i fondelli Proust su questo punto. Come però sto per mostrarvi, le cose sono più complesse, perché poi lui torna indietro, siamo quasi alla fine di questa scena meravigliosa, e racconta invece un'altra esperienza, cioè di lui che rincontra una ragazza che appunto non vede da tanti anni e inizia a ballarci insieme. E ballano, iniziano a flirtare, e converrete con me, non so se qualcuno di voi ha mai visto il programma della De Filippi, in cui delle persone molto agee
iniziano a ballare, no? Cioè, l'impressione è la stessa, c'è qualcosa obiettivamente di straordinariamente patetico, ma converrete con me c'è anche qualcosa di molto tenero, di molto commovente, forse più le persone age che quelli diciamo di mezza età, proprio che c'è qualcosa di tenero, quasi di infantile. Ecco che il narratore di Pastorale Americana inizia a fare questo ballo con la sua vecchia fiamma del liceo, lui dice sulle note mielate di un vecchio classico degli anni 50 che si chiama Dream. Ecco che i due iniziano a ballare e c'è dietro Dream. Prima di chiudere devo fare una piccola postilla. Questo libro, Pastorale Americana, che è insieme al Teatro di Sabbat, il capolavoro di Roth, in realtà non è dedicato alla figura di Nathan Zuckerman, bensì è dedicato a un suo amico che quando inizia il libro è già morto, che si chiama Simon lo svedese, che era l'eroe, il figo dei tempi del liceo, che poi ha avuto una storia piuttosto tragica. E quando a questo incontro di studenti il vecchio Nathan, incontra il fratello di questo signore che gli dice che Nathan è morto. E in quel momento Nathan inizia a pensare di poter scrivere un libro su di lui, che poi sarà Pastorale Americana. Ed ecco che mentre sta lì che balla pateticamente, ripeto, con questa sua vecchia fiamma in cui provano a ricercare il passato, a ritrovare il passato e via dicendo, e sulle note di Dream, qualcosa succede dentro di lui, qualcosa che assomiglia un po' all'esperienza della Madeleine, sentite qui. Alle note mielate di Dream mi staccai da me stesso, mi isolai dal resto della compagnia e sognai una cronaca realistica, cominciai a studiare la sua vita, sta parlando dello svedese, non la sua vita come Dio e semidio dei cui trionfi si poteva esultare da ragazzi, ma la sua vita da attaccabile comune mortale e inspiegabilmente zacchete. Eccolo lì, lo ritrovai. E poi parla della vita che lo aspetta nei prossimi anni, quando scriverà dello svedese, ed è un ritratto della vita di uno scrittore, almeno di uno scrittore serio, perché lui dice, pensa sempre Nathan a parlare, Nathan Roth diciamo a parlare, pensare allo svedese per 6, 8, 10 volte e 10 ore di fila, scambiare la mia solitudine con la sua, abitare questa persona tanto diversa da me, sparire dentro di lui, cercare giorno e notte di prenderne le misure, di prendere le misure di un individuo di cui erano così evidenti il grigiore, l'innocenza e la semplicità, seguirne il crollo, fare di lui con il passare del tempo la figura più importante della mia vita. Insomma, è come se in quel momento, sulle musiche di Dream, mentre i due ballano, l'esperienza proustiana per antonomasia, quella del recupero del tempo, che lui ha appena preso per i fondelli qualche riga fa attraverso l'esperienza appunto del dolcetto, invece rivivesse sott'altra forma. Attraverso, anche qui c'è un'esperienza sensoriale di mezzo, c'è un ballo con una vecchia fiamma, vecchia in tutti i sensi, una vecchia musica degli anni 50 e il ritorno a una condizione primigenia. E il fatto che tu da quel momento in poi molli tutto per dedicarti completamente a qualcosa che non esiste, cioè a un tuo personaggio letterario. Non a caso qui Roth dice, mi staccai da me stesso e sognai una cronaca realistica. Non la sta descrivendo, la sta sognando, quindi l'intero libro, cioè Pastorale Americana, in realtà non esiste se non nella carta, ed è un grande sogno, il suo sogno. Le cose, la vita dello svedese, forse è andata in altro modo, ma quello che noi sappiamo, l'unica testimonianza che abbiamo è la testimonianza di uno scrittore che non sa come sono andati i fatti, ma in qualche modo li ha immaginati. Ecco, per me questa è l'essenza più profonda del mio lavoro, del lavoro che indegnamente faccio dopo Philip Roth. Spesso mi capita che qualcuno mi chieda, un lettore, un giornalista, se ha la bontà di intervistarmi, perché sono così poco prolifico, per esempio, no? Perché scrivo
meno libri di altri miei colleghi. Direi che la risposta la fornisce l'insegnamento di Roth in qualche modo, e anche spiega la mia fedeltà, sebbene lui fosse non solo uno scrittore di genio, ma uno scrittore straordinariamente prolifico, perché in realtà il momento più divertente, il momento che dà senso, diciamo, alla vita di chi fa il mio lavoro, non è questo, per quanto divertente possa essere, per quanto possa titillare il tuo narcisismo, cioè l'incontro con persone, alcune delle quali forse hanno letto qualcosa che hai scritto, è importante questo, ma è quell'altro momento lì, cioè il momento dello stare 7, 8, 10 ore con che cosa? Con un niente che è un tuo personaggio, e che forse, se fai bene il tuo lavoro, quando non ci sarai più, come dire, perdonate la retorica, lascerà una piccolissima, impercettibile traccia di quello che sei stato. Diciamo che credo che negli ultimi 30 anni nessuno lo ha saputo fare meglio di Philip Roth. Grazie.